Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Cosa vuol dire comunicare? La parola comunicare viene dal latino cum munus e vuol dire portare insieme un munus, ovvero un dono che ha col tempo un impegno. Munus significa infatti entrambe le cose. La comunicazione è quindi sempre un evento dialogico, avviene tra almeno due persone. Non sono io che comunico, ma siamo noi che comunichiamo. Nella comunicazione ci sono quindi più soggetti coinvolti e il buon esito della comunicazione dipende da tutti gli attori coinvolti. Sia da chi vuole consegnare un messaggio, sia dal destinatario che è invitato ad accoglierlo. La comunicazione richiede quindi una cooperazione. Il filosofo Paul Grice ha individuato alcune massime da tenere presenti per una buona riuscita della comunicazione. Egli dice, per esempio, di fornire solo quegli elementi che risultano chiari al parlante, di attenersi all'argomento del messaggio, a utilizzare la quantità di informazioni necessarie, di esprimersi in un modo che possa essere recepito dal destinatario. Secondo Grice, la comunicazione raggiunge il suo obiettivo quando viene riconosciuta l'intenzione del parlante. Talvolta, infatti, commettiamo, in maniera consapevole o meno, degli errori nella produzione del nostro messaggio, eppure il destinatario riesce a riconoscere ciò che il parlante voleva dire. Questo dimostra che la comunicazione non è strettamente dipendente dalle parole che usiamo, non solo perché l'intonazione e la postura del corpo forniscono molte più informazioni delle parole, ma anche perché nelle parole stesse sono contenute delle informazioni implicite, non immediatamente evidenti, che permettono a chi ascolta di completare il messaggio. Se qualcuno per esempio ci chiede «Vieni al mare oggi?» e noi rispondiamo «Devo studiare», ne desumiamo che stiamo declinando l'invito, anche se chi risponde non offre esplicitamente questa conclusione. Proprio perché la comunicazione è un evento dialogico, essa dipende dal tipo di relazione che vogliamo instaurare con il nostro interlocutore. Nel mondo greco, per esempio, Socrate si sceglieva la persona con cui intrattenere i suoi dialoghi. L'atteggiamento di Socrate può quindi essere definito aristocratico. Come sappiamo dalle opere di Platone, Socrate interroga i suoi interlocutori con domande ben orchestrate, aiutandoli a giungere a quella risposta che di fatto egli già intravede nell'altro fin dall'inizio della conversazione. Socrate, in altre parole, gestisce la comunicazione e porta il suo interlocutore dove egli stesso decide di condurlo. Nel Vangelo, invece, assistiamo a un altro tipo di comunicazione. Gesù parla non a caso in parabole, cioè getta avanti alle folle. Parabola significa questo, gettare avanti il seme della sua parola e lascia che chi riceve il messaggio decida cosa farne. Non a caso la parabola emblematica della comunicazione nel Vangelo è la parabola del seminatore. Il seminatore uscì a seminare e getta in maniera sconsiderata e sorprendente il seme in ogni tipo di terreno. È appunto un'immagine del modo di comunicare di Gesù, il quale non sceglie l'interlocutore, non aspetta di trovare l'interlocutore perfetto, ma getta il seme della sua parola in ogni tipo di terreno, lasciando ad esso la responsabilità di custodirlo e di lasciarlo fiorire. Questo stile comunicativo ha il sapore di una disseminazione, descritta proprio da l'immagine dello spreco. Essa presuppone anche una fiducia nelle capacità di ogni ascoltatore. Ecco perché dunque la comunicazione è un impegno complessivo che coinvolge parlante e ascoltatore, come il termine comunicare esprime bene. Da un lato c'è l'impegno della chiarezza e del dono gratuito, dall'altra la disponibilità ad accogliere e a far maturare. Per continuare ad approfondire questo tema, potremmo chiederci, prova ad analizzare qual è il tuo modo di comunicare, quali caratteristiche individui, sei selettivo o generoso, sai già dove vuoi portare l'interlocutore o ti affidi alla sua responsabilità.